Dovrei parlarvi di lavoro, c'è solo un piccolo problema, e cioè che in questo paese il lavoro non c'è, e quando c'è purtroppo è precario, mal pagato e sempre più privo di diritti e di sicurezze. Cioè, le statistiche parlano chiaro: in Italia la disoccupazione ufficiale è del 12%, quella giovanile è quasi del 40%, sono più di 3 milioni di disoccupati italiani. È dal 1977 che non si toccava un tasso simile di disoccupazione. Allora, io non so se ci rendiamo conto, ci hanno riportati indietro di 40 anni. Allora, potrei continuare a elencarvi dei dati più precisi che attestano il fallimento delle politiche liberiste portate avanti per anni da tutti i governi di centrodestra, di centrosinistra. Però qui, insomma, siamo a una giornata di festa e non mi sembra il caso di deprimerci. E non voglio neanche raccontarvi come esempio le mie storie personali di precariato intensivo. Sono certo infatti che tutti i presenti hanno avuto delle esperienze, hanno potuto conoscere i livelli di dramma e di grottesco che ci si trova ad affrontare oggi, soprattutto quando un giovane si affaccia nel mondo del lavoro. Stasera voglio dirvi invece che c'è una via di uscita. C'è una possibilità di capovolgere questa situazione. Noi, come partito della Rifondazione Comunista, abbiamo appena varato un piano per 2 milioni di posti di lavoro. Lo so, voi adesso direte che sembra uno scherzo, ma non è uno scherzo. Basterebbe semplicemente andare a prendere le risorse che ci sono per usarle a creare occupazione. Perché il governo, pur di compiacere l'Europa delle banche e degli speculatori, preferisce non fare nulla di concreto contro la disoccupazione e assistere impunemente a questo disastro, continuando a fare spot privi di contenuto. Noi invece diciamo che bisogna tassare i grandi patrimoni, bisogna cancellare l'inutile TAV Torino-Lione che serve solo alle mafie, bisogna eliminare l'acquisto dei cacciabombardieri F-35 e ritornare a fare una politica industriale guidata da un nuovo ceto politico, perché questi hanno fallito tutti, e dai lavoratori, perché i Marchionne, i Montezemolo, gli Agnelli, tutti i padroni di questo paese hanno fallito su tutta la linea. Questa proposta non è che una tra le tante che si potrebbero fare per porre mano all'emergenza nazionale in corso. Noi da comunisti però non dimentichiamo che il nostro obiettivo ultimo è l'abolizione della proprietà privata nei mezzi di produzione. Il nostro dovere di giovani iscritti al Partito Comunista è quello di ricordare sempre che il problema non è la crisi, il problema è il capitalismo, perché il capitalismo vive di crisi e le usa per distruggere e sottomettere il mondo del lavoro e per aumentare il profitto dei pochi grandi signori capitalisti.
Noi siamo la parte più cosciente del mondo giovanile disoccupato, precario e sfruttato. E sappiamo quindi che la nostra linea deve essere non solo quella di combattere contro Berlusconi o contro il liberismo, ma noi dobbiamo combattere contro il capitalismo. Noi vogliamo un sistema in cui ci sia lavoro per tutti, perché il lavoro dà dignità all'individuo. Ma il lavoro non deve diventare oppressione e schiavitù come è oggi. Il lavoro deve essere una garanzia sociale e il frutto di questo lavoro dovrebbe essere messo al servizio di tutta la collettività. Questo è il senso profondo del nostro essere comunisti. Questo è l'orizzonte che non dobbiamo dimenticare mai, così come non dobbiamo dimenticare che per combattere le nostre intenzioni da secoli si oppongono quelli che il potere ce l'hanno, lo detengono, scatenandosi addosso una lotta di classe violenta e sanguinaria, come dimostrano le oltre 1000 morti bianche che ci abbandonano silenziosamente ogni anno. Oggi troppi di noi vivono senza speranza, senza volontà di lottare, senza volontà di reagire a questo schifo. Stiamo tornando ad essere schiavi, ma nella storia gli schiavi si sono già ribellati diverse volte e con successo, e non c'è motivo di credere che non saremo in grado di farlo anche noi. Il padronato ci vuole divisi e gode nell'assistere alla nostra disgregazione. Il nostro compito invece è quello di unire tutti gli sfruttati. Il nostro compito è quello di unire tutti quelli che silenziosamente subiscono questa moderna schiavitù. Allora bisogna capire che per difendere il progetto di avere un lavoro dignitoso e sicuro serve un'organizzazione capace di unire e guidare tutti i lavoratori nella lotta contro il capitalismo. Un'organizzazione che rifiuti imbarazzanti accordi sindacali che sono sempre peggiorativi per i lavoratori. Che noi dobbiamo dire che se queste sono le offerte di pace fatte dai padroni, noi le rifiutiamo e ribattiamo con un'organizzazione che mantenga una salda volontà di lotta, perché noi ad una pace fondata sulla schiavitù non ci stiamo. Noi non vogliamo tornare a toglierci il cappello davanti ai padroni, noi vogliamo diritti sociali e diritti civili per tutti, noi vogliamo la libertà di poter decidere sulle nostre vite. La nostra lotta è la vostra, il comunismo è la gioventù del mondo, unitevi a noi in questa battaglia. Thank you.